Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 22 a 33. Celebriamo la 19ª domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico A. Il brano ci parla di Gesù che camminava sulle acque. Dopo aver nutrito 5.000 uomini, Gesù si ritirò in luogo deserto a pregare come lo fa di solito, dopodiché cerca di raggiungere i suoi discepoli che si erano già andati. E Gesù cammina dunque sulle acque. Con la paura, gli apostoli gridarono che ecco, sarebbe un fantasma. Alla fine Gesù si presentò: "Sono io." Pietro, per aver la conferma che è proprio lui il maestro, ha chiesto di andare verso di lui camminando sulle acque. Gesù glielo permise, ma per paura Pietro cominciava ad affondarsi. Gridò: "Salvami, Signore!" Gesù lo afferrò e lo tirò dalle acque dicendo: "Perché hai dubitato? Perché hai dubitato?" E poi Gesù salì sulla barca, il vento cessò. Quelli che si trovavano confessarono che Cristo è il Figlio di Dio. Ecco, è lì che Matteo vorrebbe arrivare. Perché questo messaggio riguarda dunque la sua comunità. È una comunità che sta attraversando delle difficoltà, dei problemi, delle persecuzioni e così via. Allora, su chi contare? Su chi contare? Quando ci sono i problemi, l'impressione è di vedere Dio assente. Tanti dei martiri, tanti dei sacrifici. Di quelli che si sono sacrificati per il Vangelo, e tanti cristiani vorrei dire avevano paura oppure pensavano che Dio non fosse in mezzo a loro. Allora, questo episodio della manifestazione di Gesù è per invitare la comunità a capire che Dio non è mai assente. L'abbiamo visto anche, non è mai assente, vorrei dire, scusatemi, non è mai assente, e abbiamo visto anche nella prima lettura, il primo libro dei Re. E lì Elia scopre Dio nella brezza. Dunque Dio si manifesta sempre nella vita di colui che confida in lui. Allora Matteo vorrebbe far capire alla comunità che Dio non è mai assente, viene sempre in nostro aiuto, viene sempre verso di noi. Allora Pietro con il suo gesto rappresenta dunque tutti quanti che attraversando le situazioni difficili vanno verso Cristo, chiedono aiuto, ma nello stesso tempo dubitano. Ma Gesù dà coraggio e forza. Ecco, carissimi, il messaggio che Matteo comunica alla sua comunità, che Cristo è il Figlio di Dio, allora in Lui si può contare, con Lui tutto si realizza e tutto tace. Ecco, è lo stesso messaggio che Matteo rivolge a noi. Noi anche attraversiamo dei problemi, delle situazioni, attraversiamo proprio delle persecuzioni fisiche, morali, spirituali. Abbiamo l'impressione a un certo punto che Dio non c'è, Dio non esiste, che Dio ci ha abbandonato. Abbiamo qualche volta questa impressione. È normale di avere questa impressione perché? Perché non riusciamo a scoprire, a vedere Dio nelle piccole cose. Perché per noi Dio deve manifestarsi nelle grandi cose. E qualche volta non riusciamo neanche a sentire Dio che ci parla dentro di noi perché tutto il nostro essere è invaso dall'inquinamento acustico. Oggi abbiamo la paura del silenzio. Non riusciamo più a fare silenzio. Abbiamo sempre la televisione accesa, il cellulare in mano, tablet in mano e così via. Ma invece qualche volta conviene fare silenzio per sentire la voce di Dio che ci parla, per scoprire quello Dio che viene in nostro aiuto. L'abbiamo invocato e lui viene incontro a noi. Allora, come sentirlo quando il cuore non è libero? Sarà difficile, quasi impossibile. E perciò siamo invitati ad avere forza e coraggio. Insieme a Cristo lottiamo. Il nostro combattimento, come dirà la lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 10 a 20, il nostro combattimento non è tanto con il mondo esterno, ma il mondo interno, lo spirituale. Il nostro combattimento è spirituale. Lottare contro il malocchio, contro le fatture, contro
contro l'odio dentro di noi, contro l'invidia dentro di noi, la gelosia, il rancore. Ecco, è la nostra lotta, è questa la nostra lotta. Ma per riuscire a lottare ci vuole proprio avere forza e coraggio. Non dubitiamo, non facciamo come Pietro. Non dubitiamo, rivestiamoci del coraggio. Confessiamo che Cristo è veramente figlio di Dio, solo con Lui che potremo vincere. Ha calmato il vento, anche nel capitolo 8, la tempesta assetata, ha calmato il mare e il vento, anche qui calma il vento. Gesù è capace di calmare il vento della tua vita. Gesù è capace di calmare le tue situazioni, ma Lui ci chiede soltanto di avere fiducia e fede in Lui. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre, santa domenica a tutti.